No, nuove tasse sulle barche, i ricchi scappano in Costa Azzurra, lo ha detto Matteo Salvini all'inaugurazione del Salone Nautico di Venezia. Con lui sul palco anche il presidente del Senato, La Russa. All'Arsenale l'edizione 2023 del Salone si è aperta all'insegna della sostenibilità, un format che ha rimesso Venezia al centro del settore navale che crea un indotto importante a livello nazionale. Sul tema degli affitti turistici brevi, difficile trovare l'accordo tra tutte le parti in causa. Il gruppo consiliare Tutta la Città Insieme critica anche il sindaco di Venezia. Aveva 72 anni Livio Giordani, il pensionato investito ucciso da un'auto vicino a casa in via Gorgo a Santa Maria di Sala. Un'auto si è scontrata con la sua bicicletta, indagini in corso. Litiga con il marito e si allontana da casa con l'auto di famiglia, accaduto nelle scorse ore a Portogruaro, dove una donna di 45 anni è sparita nel nulla. A denunciare la scomparsa il marito. Libertà di stampa e querele bavaglio tra i temi del direttivo del sindacato giornalisti Veneto, la presenza della neoeletta segretaria Alessandra Costante, lo stalking a mezzo stampa, ipotesi stranissima e indimostrabile. Una lettera aperta e una petizione di alunni e genitori, destinatario Luigi Brugnaro, sindaco della città metropolitana di Venezia. Il liceo Galilei di Dolo ha iscrizioni in continuo aumento, ma non c'è più spazio. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali, l'inaugurazione oggi del Salone Nautico all'Arsenale a Venezia, presenti moltissime autorità, il presidente della regione del Veneto Zaia, il sindaco di Venezia Brugnaro, il presidente del Senato La Russa, ma c'era anche il ministro delle infrastrutture Salvini, che ha detto no a nuove tasse sulle barche o i ricchi scappano all'estero. Per me, da ministro delle infrastrutture e dei trasporti, no al superbollo, no a qualsiasi ipotesi su nuove tasse sulle barche, perché i ricchi si sposterebbero all'estero, in Costa Azzurra. Annunciando al Salone Nautico di Venezia di essere al lavoro con Brugnaro e Zaia sulla convivenza tra navi, ambiente e turismo, il ministro Matteo Salvini ha aggiunto che bisogna aiutare la creazione di ricchezza in questo paese e che quelle tasse porterebbero solo alla perdita di operai e artigiani. Se avessimo ascoltato i no Mose, i no TAV, i no Ponte, i no qui e i no là, Venezia sarebbe finita sott'acqua decina di volte. È vero, ci sono state vicissitudini economiche, giudiziarie, infrastrutturali, però io dico grazie al Mose e grazie a chi pensa in grande, perché se non avessimo pensato in grande non avremmo avuto Venezia. Venezia, che è un museo, ha concluso Salvini, per cui chiedere un contributo a chi la visita potrebbe essere la strada da seguire. E qui il riferimento è al pagamento di un contributo d'accesso per i turisti su cui è al lavoro il Comune. L'Italia deve diventare capitale della nautica nel mondo, ha detto invece il presidente del Senato Ignazio La Russa, definendo Brugnaro tra i sindaci più bravi e il più innamorato della sua città. Qualunque cosa parta da Venezia, qualunque cosa parte dall'Italia, è benedetta dalla cultura, dalla storia, dalla fantasia, dalla capacità tecnica e soprattutto dall'entusiasmo e dalla fantasia tutta italiana. Un salone nautico mai come quest'anno l'insegna della sostenibilità. Sulle note dell'inno nazionale cantate dal coro della Fenice si è aperta la quarta edizione del Salone Nautico all'Arsenale di Venezia, che durerà 5 giorni. Sul palco, prima del taglio del nastro e del tour ufficiale col ministro Salvini e il presidente del Senato La Russa, le autorità hanno riconosciuto al sindaco il merito di aver ideato un format che ha rimesso Venezia al centro del settore navale, a partire dal governatore Zaia, che ha addirittura definito questa giornata il Brugnaro's Day. Io penso che lui ha seguito questa idea che era ritenuta una follia e è riuscito a realizzare una bella manifestazione, la quarta edizione ovviamente di peso, crescerà sempre di più e anche qui abbiamo aperto un nuovo varco, un nuovo corso rispetto a quello che è il Salone Nautico. Venezia è sul Salone Nautico, ce l'ha il Veneto.
È un indotto importante per l'Italia, per la città sicuramente, perché per la città il tema dell'indotto è legato più alla funzione nautica della città, cioè non dobbiamo pensare solo ai 4 giorni di Salone. La funzione della città è l'idea della nautica che torna a Venezia, cioè io posso arrivare a vedere Venezia in barca. Dobbiamo spingere molto sull'efficientamento dei canali, sulla pulizia dei canali, dobbiamo aiutare le darsene che ci sono, e meno male che sta andando bene, e se possibile magari realizzarne qualcuna in più, perché la laguna di Venezia è gigantesca e si può davvero credere in questo turismo. 55 metri quadri, oltre 1100 metri lineari di pontili e 30.000 metri quadri di spazi espositivi esterni. Ben 220 espositori, di cui 180 italiani e 40 stranieri. Abbiamo anche 300 barche, di cui 240 in acqua. Dietro di me vedete delle barche da diporto, sia da diporto nautico che da diporto lagunare, ma qui troviamo dalle barche a vela, dalle barche con le nuove motorizzazioni fino alla cantieristica tradizionale veneziana. Rimaniamo a Venezia per parlare di affitti turistici brevi, perché il fronte è sempre aperto. La proposta di legge per regolamentare gli affitti brevi fatta circolare dal governo ha scontentato tutti. Lo sostiene Venezia, il gruppo consiliare, tutta la città insieme. Scontenti quelli che chiedevano di equiparare i proprietari e imprenditori e gli stessi proprietari che non vogliono limitazioni. Gli affitti turistici brevi convengono troppo e rischiano di creare una bomba sociale. Permettere ai locatari di mantenere la cedolare secca droga il mercato dell'affitto e favorisce la concorrenza sleale. Non porre un limite alle locazioni brevi significa anche spopolare sempre più i centri, e spopolando e impoverendo di popolazione si impoveriscono anche naturalmente i servizi che la popolazione ha, e questo determina una qualità della vita che nei centri storici diventa sempre più pesante, sempre più difficile. Gli affitti brevi, così gestiti, portano a uno spostamento forzato di residenti non temporanei nelle aree periferiche della città, sostengono questi consiglieri, con conseguenze non banali dal punto di vista dell'erogazione dei servizi pubblici, ma anche psicologiche e identitarie. E le accuse arrivano fino al sindaco Brugnaro. E nel panorama nazionale si distingue per incoerenza il nostro sindaco Brugnaro, che si era detto paladino di un regolamento delle locazioni brevi e che invece adesso sostiene che sostanzialmente tutto va bene, basta che entri qualche soldo in più nelle casse comunali e che i locatari invitino i visitatori e i turisti a comportarsi bene e a rispettare il decoro della città. La proposta è chiara, il diritto alla casa si difende rendendo meno conveniente l'affitto non residenziale, ovviamente nel rispetto delle regole da parte di tutti, quindi anche del diritto dei proprietari di poter rivendicare l'uso dell'appartamento dato in affitto al termine del contratto. Dall'attualità alla cronaca, scontro tra un'auto e una bicicletta a Santa Maria di Sala, ad avere la peggio un pensionato che è morto durante il trasporto in ospedale. Aveva 72 anni Livio Giordan, il pensionato investito e ucciso da un'auto non lontano dalla sua abitazione, in via Gorgo a Caltana di Santa Maria di Sala. Erano le 7 del mattino quando un'auto, per causa al vaglio delle forze dell'ordine, si è scontrata con una bicicletta. In sella c'era Giordan. Il conducente dell'auto, una donna del posto, si è subito fermata per prestare soccorso e chiamare il 118, che è arrivato con un'ambulanza in pochissimi minuti. Sul posto anche i carabinieri di Milano per i rilievi e la polizia locale di Santa Maria di Sala per la gestione del traffico. Ma nonostante i soccorsi, il 72enne non ce l'ha fatta ed è spirato mentre l'ambulanza raggiungeva l'ospedale di Dolo. Livio Giordan faceva molto volontariato in paese, in particolare con l'associazione Mano Amica. Incidente tra due auto poco prima delle 13.30 in via delle Prete a Campo Nogara. Una delle macchine è finita nel cortile privato di un'abitazione sotto la strada. I vigili del fuoco, arrivati da Mira e Mestre anche con l'autogru, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i due conducenti, entrambi feriti, sono stati presi in cura dal personale sanitario del SUEM per essere trasferiti in ospedale. L'auto finita in posizione verticale nel cortile della casa è stata recuperata con l'autogru per poi essere portata via dal carro attrezzi insieme all'altra auto. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi di questo incidente. Andiamo nel Veneto orientale, dove è scomparsa una donna, è scomparsa nel nulla dopo un litigio con il marito.
litiga con il marito e poi si allontana da casa. È accaduto nelle scorse ore a Porto Gruaro, dove una donna di 45 anni è sparita nel nulla. A denunciare la scomparsa è il marito, dopo che i due avevano avuto una discussione in mattinata. Subito dopo la donna, madre di un figlio, ha deciso di andarsene di casa a bordo dell'auto di famiglia. Poche ore dopo il marito si è recato dai carabinieri di Porto Gruaro per chiedere aiuto. Una volta denunciata la scomparsa è scattato il piano di ricerche. Sono stati ascoltati amici e parenti, mentre a casa sono stati trovati telefono cellulare e portafogli. Le ricerche, coordinate dalla prefettura di Venezia, sono condotte dalle forze dell'ordine e dai vigili del fuoco. Potrebbe essere dimesso a breve il cliente 59enne di Eraclea, azzannato al viso da un Doberman ieri intorno alle 14. L'uomo è stato attaccato quando è sceso dall'auto, era entrato nel piazzale dell'autofficina in via Campagna Bavaria, Nervesa della Battaglia, per consegnare dei documenti. Quando ha aperto la portiera dell'auto si è trovato il cane addosso. Ora bisognerà capire se l'uomo presenterà denuncia o meno. Sul posto, oltre ai sanitari del SUEM 118, anche i carabinieri. L'episodio è stato segnalato alla Procura della Repubblica, che valuterà eventuali provvedimenti. Il cane è stato visitato dai veterinari dell'ULS 2, che non hanno riscontrato particolari problematiche. Per ora l'animale rimane con i proprietari. Libertà di stampa e querele bavaglio. Cambiamo argomento. Si è discusso anche di questo al direttivo del sindacato giornalisti Veneto, alla presenza della neoeletta segretaria Alessandra Costante. Direttivo del sindacato giornalisti Veneto a Padova, alla presenza della segretaria nazionale Alessandra Costante, eletta da qualche mese a capo della Federazione Nazionale della Stampa. Un'occasione per discutere del ruolo dei giornalisti. In discussione in Senato in queste ore ci sono varie proposte di legge di riforma relative alla diffamazione a mezzo stampa, reato che prevede come pena anche il carcere. Una riforma che arriva dopo due sentenze della Corte Costituzionale che obbligano il Parlamento a legiferare. Tolgono il carcere, poi mettono delle sanzioni esagerate per quanto riguarda le condanne per diffamazione, che sono tali, perché quando si parla di 50.000 euro è una sanzione tale da impedire a un giornalista precario, ad esempio, di fare bene il proprio lavoro, perché si autocensurerà. Noi continuiamo a chiedere che quando ci sono delle querele bavaglio, in presenza di querele bavaglio, ci sia anche una norma che imponga al querelante di dover versare almeno il 50% di quello che ha richiesto al querelato. Il 99% delle querele verso i giornalisti vengono comunque archiviate. E per la stampa ora si profila un nuovo reato, quello di stalking. Lo stalking è una cosa stranissima, l'abbiamo ereditato dagli Stati Uniti. Dagli Stati Uniti importiamo tante cose, anche le fattispecie giuridiche più strane. Lo stalking nei confronti di una, da persona a persona, è la cosa più indimostrabile del mondo. Voglio vedere se invece è dimostrabile quello fatto da un giornalista a un privato. Un'occasione, quella del direttivo, per fare il punto sulla situazione della stampa veneta, con attenzione al cambio di proprietà delle testate del gruppo Gedi. Questo, se da una parte significa che i giornali non sono morti, perché molto probabilmente hanno ancora un significato, se l'imprenditoria veneta mostra tutto questo interesse, è veramente importante. Dall'altro abbiamo delle preoccupazioni, perché speriamo e ci auguriamo che vengano tutelati i livelli occupazionali e anche comunque le condizioni di lavoro. Pronti ad andare a Dolo, ma subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per andare, dicevamo, a Dolo e raccontarvi della protesta degli studenti del liceo Galilei. Una lettera aperta al sindaco e una petizione con una raccolta firme tra alunni e genitori. Destinatario Luigi Brugnaro, sindaco della città metropolitana di Venezia. La questione sembra semplice. Il liceo Galilei di Dolo ha iscrizioni in continuo aumento. Ora è arrivato ad avere circa 1.300 studenti, ma non c'è più spazio. Da anni il consiglio di istituto chiede aule, ma non arrivano.
una richiesta caduta nel vuoto soprattutto da parte della città metropolitana, spiega la portavoce Valentina Liva, insegnante che fa parte del consiglio. Ecco allora la decisione per un ennesimo appello al sindaco Luigi Brugnaro. Di questo passo saremo costretti a respingere gli studenti, spiegano, a rifiutare l'iscrizione in prima. Il liceo ha vari indirizzi, dallo scientifico al linguistico, e gode di ottima salute. L'unico spazio aggiuntivo è una sede succursale, ma si trova a 8 km di distanza e i costi di trasferimento e trasporto per le famiglie sono in continuo aumento e difficilmente sostenibili. Il 5 giugno, appuntamento nell'aula magna dell'istituto per alzare la voce tutti insieme. Da Dolo a Mirano, dove si ritorna a riaccendere l'illuminazione pubblica anche nelle ore notturne, luci che erano state spente a causa della caro bolletta. Dopo un periodo difficile, adesso si possono riaccendere le luci pubbliche di Mirano anche durante la notte. L'amministrazione aveva spento l'illuminazione durante le ore notturne per mettere in sicurezza i conti pubblici, visto l'aumento delle bollette, ma anche per mantenere attivi i servizi per i cittadini, da quelli del settore sociale e trasporti. Ora la situazione economica è migliorata. In questi primi 5 mesi del 2023 sono stati ridotti del 20% i consumi di energia elettrica e del 10% di gas, mantenendo così il bilancio in equilibrio. I risparmi sono stati decisivi e ora il comune, guidato da Tiziano Baggio, può ripristinare progressivamente la pubblica illuminazione in tutto il territorio. Si inizierà la prossima settimana per finire entro il mese di giugno. Inoltre sono stati stanziati anche 3 milioni di euro che si uniranno ai fondi del PNRR per completare le opere previste. Un fondo aggiuntivo, insomma, per rafforzare i fondi europei. Infine gli investimenti per l'ambiente. Un primo impianto fotovoltaico è stato installato presso la scuola Manzoni di Ballò, che coprirà il 100% del fabbisogno energetico, e a breve inizieranno gli interventi per migliorare l'efficienza energetica di altre scuole. Da Venezia e provincia è tutto anche per questa edizione. Vi lascio alle previsioni del tempo. Buon proseguimento di serata. Bentrovati al meteo. Ponte del 2 giugno, clima da inizio estate, ma con occasionale instabilità. Vediamo dove nel dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì ci mostra un contesto buono, sarà infatti in prevalenza sereno o al massimo poco nuvoloso. Tuttavia sui monti nel pomeriggio saranno possibili dei rovesci e temporali, per il resto assenti. Temperature stazionarie o in lieve aumento, minime tra 14 e 19 gradi, massime invece tra i 25 e i 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà soleggiato con cielo poco nuvoloso. Sui rilievi sarà più variabile, specie nelle ore pomeridiane, con temporali possibili poi anche fin verso qualche zona di pianura. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, massime sui 26-28 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà più soleggiato al mattino, ma avremo frequenti addensamenti a seguire, associati a isolati rovesci. Temperature minime intorno ai 14-15 gradi, massime sui 25-28 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.